Giulia, ma perché stai con lo zaino dentro casa? Perché fra 2 giorni parto per fare la Via degli Dèi. Adesso vi faccio vedere anche come ho preparato lo zaino. E tra l'altro ho un nuovissimo zaino dello Spray. Ma oltre allo zaino, c'ho una novità ben più grande. Ho comprato il microfono, finalmente avrò un audio decente. Questo ovviamente si mette. Si aggrappa sui vestiti. Top. Adesso vi faccio vedere cosa c'è nello zaino. Allora, innanzitutto diamo il fantastico. Diamo il benvenuto al mio Osprey nuovo da 30 litri. Allora, ha lo schienale rigido che ti fa separare lo zaino dalla schiena, quindi non si suda. Poi qui, già vabbè, l'ho preparato per il cammino, comunque abbiamo l'impermeabile dello zaino verde, fluo, le mie ciabattine e poi andiamo ad aprire e vedere cosa c'è dentro. Allora, rispetto all'altro zaino non si apre tutto interamente come se fosse una valigia, comunque ha un'ottima apertura, cioè per essere uno zaino da trekking si apre molto bene. Allora, qua abbiamo il mio riso liofilizzato che lo utilizzerò per qualche cena, poi sacapelo immancabile per fare i cammini, qua c'è tutta la mia beauty case con, vabbè, assorbenti, cose per l'igiene personale, asciugamano in microfibra molto leggero, poi qua c'è tutto l'intimo, quindi calzetti di ricambio, mutande e canottiera, e poi qua c'è il maglietta di ricambio e pantaloni di ricambio. Fine. Questo è quello che ho portato per il cammino. La borraccia e basta. E il marsupietto, immancabile per mettere telefono, microfono e portafoglio. Questa volta mi sono comprata la borraccia di plastica perché l'altra termica era molto pesante e dato che questa volta il cammino non è sul mare, non è pianeggiante, lo voglio fare con meno peso possibile. Il mio zaino pesa 4 kg. Meglio di così non potevo fare. E nulla, speriamo che sarò in grado di utilizzare questo microfono. Se è buono, ci faremo una recensione. Ed è piccolissimo, tascabile. Niente, spero di avervi detto tutto per i preparativi. Noi ci vediamo il giorno della partenza. Ah, quasi dimenticavo, la torcia frontale. Questa non può mai mancare. Buongiorno, ragazzi. Stiamo facendo gli ultimi preparativi, stiamo io e le mie grandi personalità, sto facendo le ultime preparazioni e alle 7:40 ho il treno che mi porta da Ancona a Bologna. Scarpette nuove, sono le New Balance Hero. Giubbetto, zaino e vai. Allora, siamo appena usciti dal treno e adesso ci stiamo dirigendo verso la stazione. Verso Piazza Maggiore. Andiamo, di qua. Io spero che si senta perché ho paura che è troppo lontana, la maglietta è troppo lontana. Si inizia. Eccoci, siamo arrivati. Piazza del Nettuno. Adesso cerchiamo il punto per prendere le credenziali. Eccolo, si ritirano le credenziali? Dove siete? Credenziale presa, allora costa 3 euro e adesso ci andiamo a fare la foto di rito davanti Piazza Maggiore e poi partiamo. Il Nettuno. Oggi è un delirio Bologna. Eccola. Adesso direzione della parrocchia di Budrio. San Luca, sono via. Appunto. Siamo usciti dal centro della città perché era un delirio e adesso dobbiamo raggiungere i portici di San Luca per arrivare al santuario. Allora, la prima tappa dovrebbero essere 26 km.
Poi dopo vediamo se questa sera vediamo se effettivamente sono 26 km o di più. Siamo cariche, pronte a tutto. Comunque sono già le 11, quindi dobbiamo accelerare un po' il passo perché sennò arriviamo troppo tardi non questa sera. Né sbagliare né fermarsi. Esatto, pranziamo in cammino. Allora, per dare un po' di informazioni sul periodo di partenza, allora siamo partite, che oggi è il 12 di ottobre, e quindi lo stiamo facendo in autunno, ci sta bene. Prima che cambia l'orario. Prima che cambia l'orario, anche perché almeno abbiamo fino alle 7 di luce, se no dal 30 di ottobre praticamente hai solo fino alle 5. E nulla, si sta benissimo, oggi c'è il sole, una giornata stupenda, siamo in maniche corte e niente, sicuramente la mattina sarà un po' più freddino, ma per ora va bene. Adesso ci saranno un sacco di portici fino ad arrivare a San Luca. Si inizia a salire, vai, lo stadio, i portici e luci, è caldissimo, siamo arrivati, chissà se ci fanno il timbro, adesso andiamo a vedere se c'è un info point se ci fanno il timbro di San Luca. Adesso Luci apporrà il secondo timbro della Via degli Dei. Qui? Non so dove vuoi, anche qua penso che può andare bene. Bello! E siamo arrivati a San Luca. Prima tappa. Adesso andiamo in quella direzione e ci mangiamo un panino mentre camminiamo, perché sennò arriviamo troppo tardi questa sera. Mannaggia il treno. Esatto. Che non ha fatto ritardo il treno, però siamo partite noi tardi. Esatto. Un uccellino in difficoltà. Bevi. Sì, sta bevendo. Carino. Oh cazzo. Secondo me è ferito però. È il primo segnale della Via degli Dei. Sfondo su San Luca. Abbiamo provato a salvare un uccellino in difficoltà, ma probabilmente non ce la farà. L'abbiamo messo lontano dalla strada, gli abbiamo dato un po' d'acqua. Speriamo bene. Se no, ciao Cippo. Hai visto? Eccolo! C'è anche una borraccia. Via degli Dei. Top. Tin. Stiamo scendendo piano piano. Abbiamo pranzato. In marcia. E adesso arriviamo alla ridente cittadina di Casalecchio sul Reno. E poi c'è un tratto pianeggiante che costeggia appunto il Reno. Direzione Casalecchio. Seguite le indicazioni. C'è anche la freccia, attenti a non perdervi, scaricate sempre le tracce GPS e fate attenzione a guardare insomma il sentiero. Il Reno. Abbiamo scoperto che il ponte blu che attraversa il Reno è chiuso per lavori, quindi dovremo fare un'altra stradina. Ancora siamo nel percorso però. La situazione è questa. Ta-na-na-na-na. Bello, eh? No! È andata così. Perché noi siamo influencer veri, non mi si staccano le scarpe. Bella la Via degli Dei. Se la fate in autunno c'è il rischio che vi prendete un po' di malta. E quindi le scarpe diventano delle
ciofeghe, quindi stasera, oltre a lavarci noi, perché ci stenderemo sullo stand di panni per quanto saremo finite, dovremo lavare anche le scarpe, anzi forse gettarle via. No, scherzo. Non si può né scendere né salire, né scendere né salire, aiuto. Però, c'è il sole. Almeno non piove. Siamo disperse nel nulla. Nel nulla, con un po' di malta. Poco a poco. Il giusto. Il giusto per divertirsi un po'. Ma sei una professionista. No, perché un attimo ci eravamo preoccupate. Porca troia. Qui era gravissimo. Passo davanti. Sì. È un percorso facile facile, diceva Giulia. Facilissimo. Ci siamo fermati un attimo in questa piccola oasi con l'acqua che avevamo finito, tra l'altro. Adesso mangiamo e poi ripartiamo. Ci facciamo merenda. C'è il lavandino, la luci, i bidoni della spazzatura, i tavolini per sedersi. Come sta andando, Luci? Siamo stanche, abbiamo fatto 18 km. Un po' male i piedini. Male i piedini, male alle anche, un po' alle spalle. Però dai, andiamo, andiamo. C'è una pace immensa. Luci. Siamo finite. È dire poco, manca credo un'ora. Allora, io non sono una... Come si dice quella che studia i funghi? Onicologa? Ficologa? Ficologa. Ok, non sono una ficologa, però questi funghi hanno un colore radioattivo. Sono arancioni un bel po'. Vabbè, chiunque sa riconoscere quel fungo me lo scriva qua sotto nei commenti e ce lo faccia sapere. Veramente bello. A 20 minuti dalla fine ho mollato, non ho resistito. Barrettina, cioè zuccherini praticamente, tipo le caramelle Haribo della Decathlon, cioè non le fa la Decathlon, però sono buonissime. Grazie, grazie zucchero. Bello, bello. La luna e 3 minuti al B&B. Stiamo andando al B&B sulla via degli dei, che si trova appunto sulla via. Niente, poi dopo vi do tutte le informazioni. È un miraggio, ragazzi. Siamo arrivati. Siamo arrivati. B&B sulla via degli dei. Oh, grazie. Grazie signore. Eccolo. Sei sicuro che vive la casa di qualcuno? No, è questo. Te lo dice Google Maps. Ma quanto sei carina. Moltissimo. Luci, sei contenta che siamo arrivate? Un bel po', almeno per le 15. Questa è la camera dei saccopelisti, come appare, molto carina, tutta colorata. Io e Luci stiamo facendo un aperitivo, non lo so, un aperitivo con i taralli. Adesso ci riprendiamo, facciamo la doccia e poi andiamo a cena. Comunque, per stare qua, con i nostri sacchi a pelo abbiamo speso 20 euro a testa, onesto. Il bagno è veramente bello. Sono sfatta. Che bei capelli.
sofferenza. E lo so. No, a far male le sciche. A me le ginocchia. Male. Ah, buonanotte. Ciao. Dormi con me questa sera? Ti porto via con me domani. Abbiamo scoperto che si chiama Scheggia. È troppo carino. Il micetto dorme con noi. Buonanotte, Luci. Com'è andata oggi? Com'è stato il percorso? Bello, mi è piaciuto. Top. A parte il fango, è stato bello. Adesso sniffo un po'. Vai. Il video di oggi, di questa prima tappa Bologna B&B sulla Via degli Dei, si conclude qua. E noi ci vediamo domani con una nuova giornata di cammino. Bacio. Come sempre ragazzi, vi lascio una breve anticipazione del video sulla seconda tappa della Via degli Dei. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto sul cammino. Poi ricordate di iscrivervi e lasciare un like. Un bacio.